i migranti stanchi di aspettare al di là della frontiera hanno cominciato a lanciare sassi contro il confine che c'è appunto tra Ungheria e Serbia, qui a Roske. La risposta della polizia ungherese è stata molto forte, lanci di idranti, come vedete qui, lanci di lacrimogeni addosso a persone indifese, rispetto a persone indifese che sono qui buttate nel nulla da 3 giorni. Questi gli elicotteri che volano sopra. Sono partiti gli scontri sul confine, la gente si è stufata ad aspettare, l'idrante della polizia ungherese e i lacrimogeni rendono l'aria irrespirabile. In questo momento la gente si è stufata. Si è rotta le palle perché vuole vedere un confine aperto e la porta dell'Europa. È veramente difficile respirare. Questa è la situazione curda al confine. Una scarica di lacrimogeni, fuoco, gente sui tetti, la rabbia degna di queste persone che cercano di mettere in salvo la propria vita è partita e non si arresterà.